video imperdibile. Il video dell'anno, sì, perché siamo tornati qui a un anno di distanza. Perché ci metto la faccia sulle decisioni buone, ma anche quelle in cui non ci ho capito niente. Perché oggi andremo a fare la reazione ai miei pronostici di esattamente 10 mesi fa circa, appunto alla classifica di Serie A. Quindi oggi andremo a reagire a quello che un anno fa è stata la mia prediction e quello che un anno dopo è realmente la classifica finale. Prima di farlo però vi invito velocemente ad iscrivervi al canale, lasciate like, condividete il video e commentate qui sotto con quello che vi sarete aspettato inizio anno e quello che realmente è stato. È un video appunto di 10 mesi fa, è uno youtuber totalmente differente, ma vi metto comunque il video qui sotto nei commenti lì. Però andiamo a fare oggi una cosa più interattiva, più bella, più figa. Perché? Perché ogni posizione che io indovino sono 3 punti, ok? Ogni squadra che ho indovinato, quindi ho pronosticato, che ne so, che la Juve arrivasse seconda, arrivasse terza, sono 3 punti per me. Quindi vedremo alla fine quanti punti ho totalizzato. Se invece sbaglio la posizione, indovino la zona della squadra, quindi indovino che la Roma è arrivata in Europa League, quindi iniziando l'ho messa a settima, in realtà è arrivata a sesta, però ho indovinato la zona, cioè quella dell'Europa League. In quel caso guadagno solo un punto, idem per Champions, Conference League e Scudetto eventualmente, ovviamente. E andiamo subito a vedere, spero che io sia stato abbastanza chiaro, poi vi dirò i punti totalizzati, partendo dal presupposto che dobbiamo partire dalle due squadre che sia in positivo che in negativo si sono distinte. In primis il Napoli, neo campione d'Italia, il peggior campione d'Italia da quando la Serie A è a 3 punti. Ogni vittoria a 3 punti. Il peggior campione d'Italia, arrivato decimo, uno schifo, un disastro, una disdetta, una cosa clamorosamente brutta. E io l'avevo pronosticato, non è perché non ci capisco niente, perché semplicemente era inaspettabile che il Napoli arrivasse decimo. Io l'avevo pronosticato terzo, quindi avevo detto che non si sarebbe riconfermato campione d'Italia o al secondo posto. Però manco che arrivava decimo, onestamente io lo vedevo terzo a livello di rosa, anche perché ragazzi sono rimasti tutti i giocatori che hanno vinto lo scudetto, quindi manco a dire che hanno cambiato tutto, si sono ridimensionati, no, totalmente il contrario. E poi Bologna, che io ho pronosticato undicesimo, ma la faccia di chi se l'aspettava in Champions League, e appunto il Bologna che è arrivato quinto, grazie alla legge del quinto posto, donato dal ranking UEFA, contributo della Roma, dell'Atalanta e di tutte le squadre che hanno partecipato all'Europa, alla UEFA, alle competizioni UEFA. E Bologna è arrivato quinto, una cosa clamorosa ma vera, meritatamente tra l'altro, ci ho anche fatto un video apposito. Ora però iniziamo partendo dalla settima posizione. Settima posizione, io credo che questo sia qua ho toppato come squadra, l'Atalanta. Allora, dando un'occhiata alle reaction di altri youtuber, ho notato che non sono stato l'unico a mettere l'Atalanta sesta o settima, io l'ho messa settima. Errore clamoroso. Ma alzi la mano chi si sarebbe aspettato un'Atalanta potenzialmente terza, perché c'è ancora la partita contro la Fiorentina da recuperare, e un'Atalanta vincente di Europa League, soprattutto e finalista di Coppa Italia. Faccio 0 punti, ma secondo me era molto difficile azzeccare l'Atalanta, che è tornata a bere il Gatorade di Gasperini, e onestamente non me l'aspettavo lì. L'Atalanta ha fatto una stagione grande, tralasciando l'Europa, che quello è un percorso a parte. L'Atalanta ha fatto una grande stagione anche in Serie A, tanti alti e pochi bassi, anche se qualche basso ce l'ho avuto, e mi ricordo un 3-0 in casa del Torino banalmente, oppure una sconfitta a Bologna, ma anche in casa propria contro il Bologna, quindi qualche up and down ce l'ho avuto. Però l'Atalanta per distacco si è vinta la Champions, gioca bene, gioca un gran calcio, Lookman si è scoperto un grande goleador, Scamacca nella seconda parte di stagione è stato fenomenale, De Ketelaer è stata la sorpresa della stagione, e poi un'Atalanta che gioca bene e in porta ha trovato il suo portiere, Carnesecchi, insieme secondo me a Svilar è il portiere con più potenziale in Serie A, una difesa che a livello di nomi non è impenetrabile, però con la Sinac si è dimostrato non solo funzionale ma anche perfettamente adatto all'Atalanta, sia qualitativamente che economicamente, perché lo hai pagato quanto? Credo zero, svincolato, ma ti ha fatto una stagione clamorosa. A me con la Sinac fa impazzire, è fortissimo, è cattivo, è proprio fisico, ci mette la rabbia, e quindi l'Atalanta ha strameritato di andare in Champions. Io l'avevo messa settima, non me lo aspettavo, anche perché con gli impegni europei, la Coppa Italia, tutte queste cose qui, con un Gasperini che iniziando sembrava andarsene, con alcuni di Zapata, Muriel, che sono state le colonne portanti per molti anni dell'Atalanta, pensavo che era la fine di un ciclo, pensavo fosse l'ultimo anno di Gasperini, invece niente, l'Atalanta è in Champions League e mi ha azzittito. Sesto posto,
per la Lazio. La Lazio che ha fatto una stagione brutta, oggettivamente brutta. Io l'ho messa sesta, ma in realtà è arrivata settima. Quindi ho cercato la zona, perché sesta o settima ti porta in Europa League. Quindi un punto per me, e andiamo ad aggiungere qualche punto ai miei pronostici. Non ho cercato la posizione esatta, ma in grande linea ho letto la stagione. Andatevi a rivedere il video, io ho detto più o meno quello che si è andato a realizzare. C'è una Lazio che ha preso gente giovane, ha preso gente con poca esperienza, che doveva crescere. Io l'ho detto, la Lazio ha preso Kamada. Io nel video proprio ho detto, Kamada può essere il nuovo Pirlo giapponese, come un flop. In questo momento è stato più flop che un gran giocatore. Poi ha preso Rovella, che non ha giocato tantissimo. È stata più una stagione di rotazione. È stata una stagione travagliata. Sarri se n'è andato, è arrivato Tudor, Felipe Anderson lascerà la Lazio, Milinkovic l'aveva appena lasciata, Immobile non ha fatto bene, Castellanos, che all'inizio sembrava il puntero della Lazio, non ha fatto bene, e quindi è andata male, è arrivata sotto di noi, sotto la Roma. Io avevo detto sesto posto, invece è arrivata settima, però ho indovinato la zona. Secondo me l'Europa League è la dimensione ideale della Lazio, storicamente anche, io penso che la Lazio non sia mai stata una grande squadra in Europa, quindi penso che l'Europa League sia il suo habitat naturale. Può provare ad arrivare, non dico fino in fondo, non dico in finale, perché ci sono squadre come, permettetemi, Roma, che ha più esperienza, United, Arsenal, Chelsea e Porto, che gli sono superiori, però può arrivare perlomeno a provare ad arrivare in semifinale, quarti di finale di Europa League. Ecco, in Champions, come si dice a Roma, ai gironi te se litigano, perché chi becca la Lazio, lo ha beccato il Bayern agli ottavi, passa, perché quando becchi il Bayern agli ottavi di Champions sei praticamente fuori. La Lazio non ha come suo habitat naturale la Champions League, anche perché storicamente il miglior piazzamento in Champions della Lazio è un quarto di finale, e quindi io penso che l'avevo letta così, cioè una Lazio che poteva dare attenzioni alla Champions senza lasciare ovviamente il campionato. Io pensavo, come si è andato a realizzare, che puntasse alla Coppa Italia, infatti ci ha puntato ed è arrivata in semifinale, però un campionato che avesse un po' zoppicato. E così è accaduto, una Lazio che non è andata bene, è andata molto male. Dovessi dare un voto alla stagione della Lazio, gli darei un 5, 5 e mezzo. Detto questo, passiamo alla quinta posizione. Quinta posizione, udite udite, ci ho messo la Roma. Non prendo nessun punto, però diciamo ci ho mezzo indovinato. Perché ho detto quello che si è andato a realizzare, cioè che la Roma avrebbe puntato più sull'Europa League che sul campionato, come appunto è andata realmente. Non mi aspettavo che Mourinho venisse esonerato, non mi aspettavo che De Rossi arrivasse, non mi aspettavo che si acquisti nella sessione invernale, e pensavo una Roma che potesse lottare per il quarto posto, perché poi noi l'abbiamo scoperto solo a stagione in corso che il quinto posto sarebbe valso una Champions, o addirittura il sesto, una cosa clamorosa a mia vista. Però io ho già spiegato, secondo me, quali sono i problemi della Roma. Se tu arrivi sesto, settimo per vari anni, non vai in Champions da 7 anni, fai 63 punti da 3 anni consecutivi, allora il problema non è dell'allenatore, non è dei giocatori che arrivano in estate, il problema è di chi già c'è e di chi rappresenta la tua squadra. È nell'ossatura, perché io nell'ossatura, io come squadra vincente mi tengo solo Svilar, Mancini, Paredes e Dybala. Questa è la mia ossatura della Roma: Svilar, Mancini, Paredes e Dybala. Tutti gli altri, secondo me, possono pure fare le valigie e andarsene. Mi tengo pure Sharawi, mi tengo pure Bove, perché sono giocatori di cuore. Mi sarei tenuto anche Lukaku, ovviamente. Poi mi tengo i vari Indica, mi tengo tutta quella gente lì. Ma secondo me quelli là con cui la Roma deve ripartire, da cui la Roma deve ripartire, sono Svilar, Mancini, Paredes e Dybala. Gli essenziali. Pure Cristante, tutta sta gente qui, ma loro quattro sono imprescindibili. Gli altri è tutta carne al fuoco che non serve. Kastrop è mediocre, via. Smalling è mediocre, via. Awar è mediocre, via. Zaleski è mediocre, via, vendiamolo. Renato Sanchez già sta a Parigi, a mio parere, non c'è mai arrivato a Roma, è il cugino che sta a Roma. Christensen se ne torna in Inghilterra, no? Lukaku a malincuore lascerà. Abraham non può giocare. Non può giocare. Si portasse via lui e il parrucchiere, perché non è, vabbè, lasciamo perdere. Ma tutta questa gente qui è gente che in Champions non ti ci fa arrivare, perché se ti si infortuna un giocatore forte, tu c'hai sta gente qui in panchina e non puoi avercela. I titolari che c'hai mo dovrebbero fare i panchinari. E Sharawi,
che è uno che mi terrei in qualunque club, anche se tifassi Real Madrid, non può far titolare tutta la stagione perché non te la regge mentalmente e fisicamente. Tu devi avere titolare Federico Chiesa e Sharawi in panchina se vuoi puntare ad est un totto. Ok, non puoi avere titolare Sharawi e in panchina Zaleski, non è possibile. Slick non può giocare titolare, Slick è una riserva, è una riserva. Sta zitto, pedala, è un professionale, è da Roma, sì, da panchinario della Roma. A destra io voglio gente come Bellanova, gente come Di Lorenzo, che non strapaghi ma che ti dà rendimento. Non è possibile poi che Paredes non ci abbia un vice Paredes, non ci abbiamo avuto tutta la stagione un vice Paredes. Ci devi mettere Cristante, ma se ci metti Cristante devi mettere la mano tra i capelli, perché se tu fai una manovra offensiva con Cristante finisce la partita. Tempo, ieri stavo vedendo Empoli-Roma, Cristante non può giocare, regia, ragazzi, contro l'Empoli non ti ha azzeccato un passaggio. Awar ha fatto fatica contro l'Empoli, Zaleski non sa mettere i cross contro l'Empoli. Ma qual è il problema? È che tu Zaleski devi entrare anche contro il Leverkusen, e questo è un gran problema, questo è un grave problema, perché Zaleski non ti rende contro l'Empoli, ma non ti rende neanche contro il Leverkusen, che entra e si fa mettere le palle in fronte da ping pong, non mette un cross, fa fallo, si prende il giallo e non può giocare come può giocare un giocatore non ammonito. A sinistra c'è stato un mismatch clamoroso a Leverkusen, ping pong contro Zaleski, ma di che stiamo a parlare? E quindi c'è sta gente qui, la devi tutta mandar via, devi prendere gente, che so, io in mediana prenderei Kamada che ora si svincola dalla Lazio, gli farei un bello scherzetto a quelli lì, e prenderei Kamada, che secondo me è un giocatore forte. Io così loro me lo darei tutta la vita Kamada, ma lo dico qui, che è ancora tesserato con la Lazio, che se la Roma prende Kamada è un gran colpo. Kamada è un gran giocatore. Kamada all'Eintracht ha fatto 10 gol, ma io lo vedo più come mediano, secondo me ha molta qualità tra i piedi, non è una mezzala perché non ha l'intermittenza, la velocità non per spaccare l'azione. Può essere un trequartista, ma fisicamente secondo me soffre troppo la trequarti. Il ruolo secondo me ideale per Kamada è la mediana, che secondo me può combattersi il posto anche con Paredes, perché sono due giocatori secondo me forti, sia Paredes che Kamada. Detto questo, basta parlare della Roma, altrimenti finisco qui il video. Passiamo quindi alla quarta posizione, la zona Champions. Molte sorprese e soprattutto molti punti che ora vado a guadagnare. Vedete un po' cosa ho detto un anno fa sulla zona Champions. La quarta posizione, scusatemi, ci ho messo il Milan. Allora, ora vi giustifico tutto quello che vi dico. Perché il Milan ha fatto un discorso simile alla Lazio, ovviamente in scala, perché il Milan non è la Lazio. Allora, il Milan ha dato via Tonali, il Milan ha preso Tijani Reinders, il Milan ha preso Loftus-Cheek, Musa, un giovane da Real Madrid, non mi ricordo come si chiama, un messicano, sono spagnolo, Pulisic, Okafor e Jovic. Ho fatto 7, 8, 9 acquisizioni, non mi ricordo bene, tutti ve li ho detti comunque. Secondo me quello che ha fatto Pioli è anche sopra la media. Troppe critiche per Pioli. Difatti ora avete preso Fonseca, ma secondo me Fonseca non è superiore a Pioli, anzi è anche inferiore, perché Pioli in primis è italiano. E chi meglio di un italiano può allenare un'italiana? Nessuno. Secondo, Pioli conosce da qualche anno l'ambiente Milan. Allenare il Milan, quando tu, scusatemi, io il Milan l'ho sputtuto quando sono usciti contro di noi, ma realisticamente, quando tu ti metti la maglietta del Milan addosso e tu ti guardi, c'è cioè il simbolo del Milan, 7 Champions. Mo, io ci scherzo con le 7 Champions, ma il Milan c'ha una storia che fa invidia a quasi tutto il mondo. A me no, perché non sono uno che soffre di invidia, sono fiero di allenare e di tifare la mia squadra, ma magari ad un altro tifoso vorrebbe avere i trofei del Milan, la storia del Milan, la caratura europea, non del Milan. Siete sicuri che Fonseca ci abbia la personalità, l'attitudine e l'abilità di non soffrire la pressione? Non lo so, e secondo me Pioli ha fatto bene. Ha portato uno scudetto, ti ha portato in Champions dopo tanti anni. Sì, è uscito con la Roma in Europa League, è ancora godo, però ti ha portato al secondo posto. Volete competere con l'Inter? Realisticamente non è possibile, l'Inter è una corazzata da guerra, non siete neanche il piede, non siete confrontabili con l'Inter. Il Milan non è confrontabile con l'Inter. Il secondo posto è stato quello che doveva fare, anzi l'avevo messa quarta, perché io pensavo che era una frase di traslazione, passava da un vecchio ciclo a un nuovo ciclo, guidato per l'ultima volta da Pioli, quindi doveva fare inserire Reinders, Loftus-Cheek, Pulisic, tutta questa gente qui. Secondo me Pioli è riuscito ad inserirli, perché voi oggi vedete i vari Loftus, i vari Reinders, i vari Pulisic, i vari Okafor, i vari Jovic come li vedevate un anno fa? Io vedevo Reinders come un giovane promettente,
Io vedevo Loftus Cheek come un giocatore da restaurare. Io vedevo Pulisic come un giocatore da far rinascere. Vedevo Okafor come un giovane. Vedevo Jovic come una scommessa, perché non è andato bene alla Fiorentina. Ad oggi io vedo Okafor e Jovic come due giocatori che quando entrano ti portano punti, perché realisticamente è così. Vi ricordo che Okafor ti ha fatto vincere a Udine, ti ha fatto vincere a Roma contro la Lazio. Jovic altrettanto, non mi ricordo tutte le partite, ma è entrato e ha fatto gol. Vedo Loftus Cheek come uno dei migliori centrocampisti in Italia, perché entra e ti spacca le partite. Vedo Leanders come uno dei migliori registi in Italia, quindi Pioli ha fatto il suo lavoro. Vedo Pulisic come una delle migliori ali in Italia, quindi è andata bene. Poi se mi chiedi il Milan potrà vincere lo scudetto, secondo me no, l'ho detto da inizio anno. I milanisti no, abbiamo fatto il miglior mercato d'Italia. Non è il miglior mercato d'Italia, l'Inter ha fatto il miglior mercato d'Italia, che ha preso Frattesi, Thuram e compagnia bella. Però io mi aspettavo il quarto posto, siete arrivati secondi, quindi avete fatto secondo me quello che dovete fare, se non di più. Come ho detto, terzo posto per il Napoli, mi metto a ridere perché è successo un macello con problemi societari, quattro allenatori cambiati, Spalletti, Garcia, Mazzardi e Calzona. Qual è stato il problema del Napoli? Il problema è stata la società. I giocatori si sono messi contro la società, che ha rinnovato gente che non doveva rinnovare, non ha rinnovato gente che doveva rinnovare, ha litigato con gente con cui non doveva litigare. Io mi ricordo che a inizio anno con Garcia c'erano stati litigi tra Garcia e Kvara, Garcia e Osimhen, e là si creano subito degli attriti negli spogliatoi. Mettiti anche nei panni di un giocatore che dall'esterno vede arrivare i voci, perché questa è colpa anche dei tifosi. Io non voglio mo appesantire il tutto, ma secondo me è anche colpa dei tifosi del Napoli, che porca miseria, no? Il giorno dopo che Spalletti se n'è andato hanno nominato Garcia come nuovo allenatore. Ma tu puoi avere un attimo di pazienza per valutarlo? Loro no, hanno annunciato Garcia, gli hanno subito tagliato la testa e no, non andava bene in partenza. Attenzione, quello che sta facendo il Milan con Fonseca, perché i milanisti ora stanno facendo la stessa identica cosa che ha fatto il Napoli campione d'Italia: giudicare un allenatore che non si è ancora messo in mostra. Attenzione, io vi ho appena detto il mio pensiero, cioè che Fonseca per me non è adatto ad allenare il Milan. Però i tifosi milanisti devono avere un attimo un occhio di riguardo, perché se tu metti la pressione subito su un allenatore, metti pressione psicologica alla società, ai giocatori e all'allenatore stesso. La società gli darà le colpe. E quindi è una situazione che il Milan non deve fare. I tifosi del Milan, attenzione, non tagliate subito la testa a Fonseca al primo errore. E quello è il Napoli che ha fatto. L'errore che ha fatto, che è un errore secondo me gravissimo. Poi hanno preso Mazzarri, non è che Garcia doveva continuare, lasciano lavorare, ha lavorato due mesi, però hanno preso Mazzarri, che ha fatto quello che poteva. Ma è un allenatore che secondo me ci sta, dai, ha vinto una Supercoppa italiana nella sua carriera, è un allenatore che ha fatto una buonissima carriera, non gli si può di niente a Mazzarri. È venuto a Napoli, stipendio, ha preso un milione, un mezzo milione, non mi ricordo. Poi ha preso Calzona. Calzona secondo me è il meno sensato di tutti e tre, perché tu prendi Calzona, che è CT della Slovacchia, che ci sanno gli europei tra qualche mese, e tu mi prendi Calzona. Manca di che è uno di esperienza. Calzona è la prima volta che lo sentivo nominare. Secondo me è stato un errore gravissimo. E quindi Napoli ha fatto questo errore. Mi sono dimenticato. Col Milan ho azzeccato la zona Champions, quindi guadagno un punto. Mi è appena arrivato in mente. Ora sto a due punti guadagnato. Male, ma poteva andare pure peggio. Dai, due punti sono due punti. Invece, Inter e Juve, dove l'ho messe? Allora, io ho pronosticato la campione d'Italia, campionessa d'Italia, l'Inter. Io ve l'ho detto, ragazzi, a inizio anno io ve l'avevo detto che l'Inter vinceva lo scudetto a spasso. Andate a vedere il video, ho detto col sigaro in bocca, con le pipa in bocca e con le mie battepiedi, l'Inter si sarebbe laureata campione d'Italia, e così è stato. Si è laureato ad aprile, scudetto in faccia mia, che rimarrà per sempre nella storia, perché realisticamente è così. Due mesi prima, 20 punti di distacco, e ha dominato il campionato, era per distacco la squadra più forte, quindi guadagno 4 punti con l'Inter, perché non solo ha azzeccato la posizione esatta, ma anche la zona, che è la zona Champions, zona scudetto, chiamatela come volete, le prime 4 posizioni. Ma guadagno anche un punto in più perché ho azzeccato la Juventus, che è arrivata comunque in Champions. Io l'ho messa seconda, è arrivata terza, quindi stiamo comunque lì, e guadagno un altro punto. Questa è stata la mia reaction. Andiamo a sommare i punti. Ho totalizzato 7 punti. 7 punti su 7 squadre, con una media di un punto a squadra, quindi ci può pure stare. Non è andata male, mi sono rifatto con le prime due posizioni che ho azzeccato, più o meno le prime squadre.
Fatemi sapere cosa nei commenti, lasciate like, condividete il video e lasciate tanti 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 like, tante tante views, perché se lo fate vi porto anche il pagellone della Serie A, mi è provata una matita, della Serie A 23-24. Fatelo perché sarà un gran contenuto e se lo fate ve lo porto istantaneamente, ok? Detto questo ragazzi, noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.